Buongiorno, allora oggi segnatevelo perché sarà un evento più che clamoroso. Oggi 20 agosto, oggi 20 agosto, Emanuela prepara la passata di pomodoro fatta in casa. Ce la possiamo fare, dai, sono fiduciosa delle mie capacità. Allora, la ricetta non è la mia, però insomma sono quelle ricette che vengono tramandate di generazione in generazione. Vengono tramandate di generazione in generazione. Io però ho preso la ricetta che ho visto da 55 Winston 55. Quindi se volete andare a vedere la ricetta originale andate sul loro canale, mi pare si chiami proprio salsa fatta in casa, roba del genere, salsa di pomodoro fatta in casa. Comunque, allora, io mi sono già portata avanti perché allora, ho utilizzato i pomodori del mio orto. Perché rispetto all'anno scorso che avevamo messo pomodori, melanzane, peperoni, eccetera, ma abbiamo visto che serve un botto d'acqua, allora quest'anno abbiamo deciso di mettere solo i pomodori. Ne abbiamo messi 7 piante, ecco, siamo pieni dei pomodori. Quindi ho deciso di fare questa passata di pomodori, anche perché non abbiamo finito di coglierli, ci sono tanti altri verdi quanti tanti altri rossi. Quindi mangeremo solo pomodori. Cioè, Samuele mi ha chiesto il gazpacho per cena. E ho detto tutto. Comunque, vi faccio vedere adesso gli ingredienti e poi passo passo in questo video vi farò vedere come si realizza e come ci viene fuori. Incrociamo le dita. Allora, ecco qua i signori pomodori. Cioè, guardate quanto è grossa sta pentola, è grossa quanto la mia mano. Ed è piena 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 di pomodori. Questi sono i pomodori del mio orticello, sono buonissimi. Poi basilico, io penso di aver un po' abbondato, ma a me il basilico piace tanto. 2 spicchi, perché questo qui praticamente, regà, è inesistente. 2 spicchi d'aglio, una cipolla piccolina di Tropea, perché ovviamente, cioè, dopo che siamo venuti dalla Calabria, che fai, non la usi la cipolla di Tropea? E quindi poi a me piace da morire. E poi il sale. Vado a mettere tutto quanto nella pentola, e poi li faccio cuocere. Loro dicono per 30-40 minuti. Comunque io guarderò quando sarà pronta, quando vedo che i pomodori sono cotti, vado a spegnere. Un piccolo appunto per quanto riguarda le tempistiche. Allora, loro dicono di cuocere i pomodori per 30-40 minuti. Ora, io avevo i pomodori molto acquosi e mi ci è voluto molto di più, mi ci è voluta più di un'ora. Quindi voi guardate in base anche al vostro gusto. A me ad esempio piace una salsa molto più corposa, meno liquida, quindi ho mandata avanti la cottura. Quindi voi basatevi più che altro su quello, quindi visivamente, non tanto sui tempi, ok? Quindi io ci ho messo più del tempo che loro stessi hanno detto. Allora ragazze, il pomodoro si è cotto, ho levato il basilico e l'aglio e adesso ci armiamo di santa pazienza e cominciamo a girare. Questo qui io l'ho trovato a casa dei miei nonni, penso che era di mia nonna. Io ci facevo il passato per Aurora quando l'ho svezzata, e praticamente serve per levare la polpa dalla scusate, dalla buccia. E adesso mi armo di santa pazienza con la schiumarola, perché è particolarmente liquido, e quindi diciamo per renderlo un po' più corposo con la schiumarola il liquido scende e vado solamente a passare la polpa. Quindi ci armiamo di santa pazienza e facciamo questa cosa. È arrivato il mio aiutante in cucina. Mamma mia, cioè tocca sta pure attenti, regà, perché qui me cosa niente, l'aiutante non può fare da solo. Aspetta, aspetta, oddio, vai, ora puoi girare, vai, vai aiutante, vai, bravissimo. Vedete, facendo in questo modo rimane solo la buccia e si fa sotto la polpa. Ora a noi ci piace un po' grossolana, quindi così va benissimo. Poi avevo solamente sti buchi,
quindi così va bene. Ragazzi, noi continuiamo qui a girare. Questa era una cosa, insieme al cosare i fagiolini lì, a pulire i fagiolini, questa era una cosa che a me mi facevano fa sempre. Dai, a dopo quando abbiamo finito, vero Ale? Allora, dopo varie peripezie siamo riusciti a creare la nostra passata. Come vedete è grossolana, ma a noi ci piace grossolana. Adesso aggiusto di sale se c'è bisogno, quindi assaggio. E metto un altro po' di basilico, perché quello che avevo messo prima l'ho levato, sennò diventa amaro. Aggiusto di sale, metto un'altra fogliolina di basilico e poi spengo. E poi passiamo a mettere la salsa nei barattoli per la conservazione. Allora, io grazie a mia suocera ho preso questi, che sono i classici barattoli, questo addirittura del miele, e adesso li sterilizzo un attimo, li faccio bollire 10 minuti ognuno nell'acqua e poi vado a mettere la salsa dentro i barattoli pieno, senza aria. Allora, io mi sono portata un po' avanti perché vi assicuro che preparare i barattoli, sterilizzare i barattoli, tirarli fuori dall'acqua bollente e metterci dentro la salsa eccetera è stata un'impresa. Allora, adesso io ho messo a fare la pastorizzazione tra virgolette della conserva di pomodoro. Ho messo un usciti di tre barattoli, che infatti eccolo qua, questo è già sterilizzato, di tre barattoli sono usciti due di miele, di quelli grandi, quindi calcolate un po' voi. Insomma, io non ho pesato i pomodori all'inizio, quindi non vi so dire. Comunque adesso andiamo di pastorizzazione tra virgolette. Ho messo i canovacci vicino in maniera tale che i due barattoli non si toccano e non possono scoppiare, e adesso da quando bolle, quindi da questo momento, contiamo almeno 40 minuti. Almeno vuol dire che se ci sta di più non succede niente, anzi. Quindi finiti i 40 minuti, ci rivediamo tra poco. Ok, queste sono le salse di pomodoro pronte. Ragazze, sono le 11 di sera perché mi ero dimenticata di finire il video. Quindi con questa immagine io vi saluto. Per qualunque info e domanda al riguardo scrivetemi qui sotto. Vi saluto e al prossimo video. Ciao!